Ciao a tutti, Spippoli, siamo qui alla GNN in Detective Pikachu, o meglio, ci stiamo andando, il giorno dopo siamo andati alla GNN, quindi eccoci qua. Altro giro, altra indagine. Dunque, questa è la GNN, è enorme. E la possiamo passare? Sì, grazie, il suo lavoro. Dice che fa la guardia per assicurarsi che non entrino i malintenzionati. Va bene, andiamo. Entriamo. E tu chi sei? Dove si sarà cacciato Mimikyu? E chi è? È una delle nostre star del talent show. Mi sono distratto un attimo ed era sparito. C'è ancora tempo prima che inizino le riprese. Da GNN. Sono sempre seguitissimi. Ultimamente sono sempre seguitissimi. A quanto pare stanno andando molto bene. Mimikyu? Che genere di Pokémon è Mimikyu? Beh, è un Pokémon un po' particolare. Fa di tutto per assomigliare a Pikachu! Ah, a Pikachu? E come mai? Dove vive Mimikyu? Pikachu è un Pokémon famoso e molto amato. Per questo lui ha pensato che travestirsi da Pikachu lo avrebbe reso altrettanto famoso. Un Pokémon molto particolare, senza dubbio. Beh, già, però è davvero un tesoro. Sono sicura diventerà una stella della TV. E la trasmissione? Come si chiama la trasmissione a cui parteciperà? Pokémon Superstar, la loro specialità. Stare davanti al pubblico vince chi ottiene più voti. Sembra divertente. Mimikyu non vedeva l'ora di partecipare. Forse si è stufato di aspettare e ha deciso di andare a fare un giro. Ok, dobbiamo trovare il Pokémon Superstar pure. Sì? Ekans. Serpeverde. Non mi sembra viola questo, però. Ehi, tira dentro la lingua. Sembra molto affettuoso. La GGN. Fa un gran freddo qui? Beh, c'è l'aria condizionata, probabilmente Ekans non ci è abituato. Sembra anche che non gli piacciono né il troppo freddo né il troppo caldo. Il tizio vicino a lui. A quanto pare, da qualche tempo la moglie del suo allenatore si è messa a insegnargli dei trucchi e lui la asseconda per non essere scortese. Certo, ce n'è di gente strana, il suo comportamento smette di agitare la lingua. Mi rendi nervoso. Che cosa è il tuo modo di sentire gli odori? Ah, non sapevo che Ekans sentisse gli odori con la lingua. Dimmi, che odore ha Pikachu? Di caffè, ok, bene, in effetti lo bevi spesso. Ho sentito che l'odore del corpo cambia a seconda di quello che si mangia. Non solo sono affascinante, ma profumo anche di caffè. Modesto, piace, modestissimo. Anche tu sei qui per il talent show? Ah, no, veramente sono qui per vedere un'amica. Lei partecipa a una trasmissione? Sì, assieme al mio caro Ekans, è la prima volta che vengo in questo studio televisivo. La GNN. Già, le emittenti locali non hanno una vita facile, ma la GNN è riuscita a trovare il modo di rimanersene, rimanere, scusate, di risanare le sue finanze. Non lo sapevo, quindi hanno messo assieme un'azienda molto solida in poco tempo. Evidentemente hanno un sacco di gente in gamba. Mi inizia a puzzare questa cosa, ragazzi. Io ve lo dico. Questo Pokémon sembra molto tranquillo. In realtà credo che sia piuttosto teso. È la nostra prima volta in TV. Che vuoi fare, Pikachu? Non infastidirlo, ok? Certo che non ti fidi per niente di me. Poi la trasmissione. È una specie di talent show di cui Pokémon fanno mostra le loro capacità. Mia moglie l'ha iscritto così, tanto per provare, e lo hanno preso. Davvero? Ma è fantastico! Qual è la specialità di Ekans? È incredibilmente sensibile all'odore ed è in grado di riconoscere qualsiasi alimento, però niente male. Vediamo se Ekans ha riaperto un'altra cosa, un'altra conversazione. No. Sentiamo Pikachu cosa sa già dire. Che dici di fare una pausa? E sei otto. Fantastico. Quando si è stanchi non vengono buone idee, fidati. Andiamo. Dimmi, che c'è? Non hai chiuso occhio stanotte, vero? Scommetto che pensavo ieri. Facciamo il punto. Qual è l'obiettivo di oggi? Non preoccuparti, ce l'ho già ben presente. Per guardare il video del reportage. Esatto, qui alla GNN hanno un video dell'incidente di Fine Park. Esaminandolo, forse riusciremo a scoprire questo agente R. Bene, andiamo alla reception e chiediamo di Emilia e Meiko. Buongiorno, cosa chiamiamo? Ok, eccoli. Oh, ciao! Sei venuto molto bene. Speriamo di poterti aiutare. Grazie per la vostra disponibilità. Di nulla, figurati. Dispiace se facciamo un salto allo studio di registrazione. Roger ti voleva salutare. Va benissimo, andiamo. Ah, forse devo parlare con Emilia. Sì, andiamo. Ma noi ce l'abbiamo il pass? Viaggio. Ok, andiamo da Roger. 22° piano. Ha detto che doveva registrare il programma musicale. Che cosa sarà? Chi sarà il colpevole? Ok. Laggiù, lo studio di registrazione è laggiù.
Si trova a questo piano. Mi raccomando, non entrare nei camerini degli ospiti della trasmissione. Queste porte sono tutte uguali. Davanti all'ascensore c'è una mappa. Possiamo consultare se siamo in difficoltà. I camerini. Nei camerini ci sono gli ospiti. Non entrare. Mappa del piano. Al centro c'è lo studio di registrazione. Tutti attorno ai camerini. Prendi nota, mi raccomando, così non ci perdiamo. Va bene, vediamo. Noi dobbiamo andare in sala di regia, qua giù. Non entrare i camerini, però vado da Meiko. Qui c'è lo studio di registrazione, entra pure. Oggi dobbiamo registrare un programma musicale, tra poco cominceranno le prove. Va bene, allora entriamo qui. Mi sembrava ci fosse la miniera, invece era programma musicale. Studio 1! Guarda che bello studio grosso. La gente adora le telecamere. Yanma. Continua così, Roger. Questo programma fa furore. Mi fa piacere. Spero di non deluderla. Eccoti qui. Questo è Tim Goodman, il ragazzo di cui ti parlavo. Ah, il detective, giusto. Ethan. Piacere di conoscerti. È il presidente della GNN. Sei stato di grande aiuto ai miei dipendenti. E questo piccolino è il tuo assistente? Con quel berretto sembra davvero un professionista. Sì, in realtà è Tim il mio assistente. Oh. Comunque sei venuto per vedere il reportage, giusto? Già, il reportage. Vado a prenderlo, torno subito. Grazie mille, spero di non disturbare. Tranquillo, non c'è disturbo. Sono felice di poterti essere d'aiuto. Che ne dici di dare un'occhiata allo studio? Mentre aspetti che torni Meiko? Molto volentieri, grazie. Ah, Meiko si era completamente dimenticata del video del reportage. Già, speravo che avremmo potuto vederlo subito. Beh, non possiamo farci niente. Già che siamo qui, accettiamo la proposta di Roger. Vi serve lo studio di registrazione. Indagine, però. Diamo un'occhiata allo studio. Va bene. Ok. Allora c'è qualcosa. Andiamo le tende. Parliamo la signora. Allora, secondo il copione inseriamo le prove con... Ah, sei in visita al nostro studio. Buongiorno, puoi dirmi cosa sta facendo il suo lavoro? Sto riguardando il copione della trasmissione. Ok, sono la R principale. Aiuto regista, il mio lavoro è assicurarmi che le prese procedano senza intoppi. Andiamo anche da Emilia. Tra poco cominceranno a registrare Maximum Music. Conosci quel programma? Ecco, un indizio. È un programma musicale, è già un bel colpo, un bel po' che te lo trasmettiamo. Ogni puntata è incentrata su un artista famoso e consiste in un'esibizione dal vivo, in un'intervista. Chissà, chi sarà l'ospite di oggi? Non vedo l'ora di scoprirlo. Graham, che è il presidente, coglie spesso l'occasione per parlare direttamente con noi. È gente da gentile da parte sua, o magari ha solo voglia di chiacchierare. Il video del reportage è filmato di anno fa, quindi forse ci vorrà un po' di tempo per trovarle. Nel frattempo, goditi la visita. Va bene, grazie. Ok, questo l'abbiamo fatto. Poi parliamo qui. Che storia toccante, scommetto che un servizio su di te farebbe un sacco di ascolti. Detective Team, che ne dici? Suona bene, no? Ah, veramente, ma sentilo, pensa che questo sia un gioco per noi. Poi, la GNN sta andando alla grande, tutto merito di Roger e della sua equipe. Roger è un produttore davvero capace, mi aspetto grandi cose da lui. Oh, sembra Roger sia molto apprezzato sul lavoro. Si direbbe proprio di sì. Ah, Roger, mentre aspetti Meiko, perché non dai un'occhiata agli studi, la GNN? Ultimamente le cose vanno molto bene, grazie alle nostre tecniche esclusive siamo una spanna al di sopra degli altri. Graham, il nostro presidente, è un noto produttore, ha saputo rivoluzionare la TV, è un onore lavorare con lui. Ehi, ma tu sei un amico del presidente, il suo lavoro io mi occupo delle riprese. Questa camera è piuttosto grande, visto che roba è un po' complicata da usare, ma ti assicuro che la qualità delle riprese non ha nulla da invidiare a quelle delle telecamere di Anna. Hai per caso sentito quel che si dice in giro? E che si dice in giro? Gira voce che vogliono rinnovare lo staff della trasmissione. Ah sì, e come mai? Beh, la situazione finanziaria è ancora difficile. Anche se è vero che da quando abbiamo cominciato a usare le telecamere di Yamaha facciamo molti più ascolti. Ah, mi spiace, purtroppo non so niente. Ah no? Che Roger sia qui è normale, ma è raro che il presidente venga allo studio di registrazione. Magari è venuto a guardare come lavoriamo, per poi prendere delle decisioni. Siamo tutti un po' in ansia. Dunque, tra i membri dello staff gira voce di questo tipo. Interessante, però non ci è stato messo come un altro tizio. Puoi spostarti per favore? Sto controllando le telecamere. Ah, scusi, eh.
il suo lavoro. Cosa faccio? Sì, non sapevo servissero così tante telecamere. Beh, prova a metterti nei panni di chi lavora in sala regia e decidi cosa mandare in onda. Per il regista e per il montatore è meglio avere più materiale possibile da scegliere. Ok, va bene, un altro cameraman. Aspetta, lui si va via. Parliamo con questo Pokémon. Gianna! Secondo te stanno filmando? Però ci vuole una certa tecnica. Che te ne pare delle telecamere, Gianna? Kate Norman, aiuto regista. Oh, scusa, lasciami presenti, io sono Kate, sono un aiuto regista. E anche se in realtà faccio un po' di tutto. Piacere, io sono Tim. Ah, ho sentito parlare di te, sai? Che te ne pare? Volando gli Emma, posso prendere ogni angolatura. Uno stile di regia unico. Mi raccomando, riprendetemi dal meglio, Il Pikachu più bello che ci sia! Modesto. È un'idea di Roger. Critica musicale. Olga. Lavori qui, giusto? Amica, ha visto la mia adorata pur? No, non l'ho vista, mi spiace. Temo che si sia persa. Oh, la mia piccola. Sono così preoccupata. Questi stanno perdendo Pokémon. E non hai altro da fare? Da dire? Non state impalato? Vai a cercarla. Vado subito. Certa gente non ha un minimo di sensibilità. E tu? Che fai con le mani in mano? Levati dai piedi! Accidente, come un'alberata! Mamma mia! Che scorbutica! Max Warhol. Comic. Ah, te sei quello nuovo? Come ti trovi qui? No, io. Oh, ti metto a disagio. Non c'è motivo. Cerca di non pensare che sono una celebrità. Ecco. Mi scusi, ma lei chi è? Che cosa? Vuoi dire che non conosci il famoso duo Max e Shoto? No, mai sentiti. Mai sentiti. Shoto, un imitatore loquace. Non c'è bisogno di inferire. Ma era la mia voce. Certo. È incredibile. Davvero non hai mai sentito parlare di noi? Mi sa che non è famoso quanto crede. Anche secondo me. Avrà sentito parlare della nostra sigla? Un super duello, sai anche tu? Oh, mi sa che non l'ha mai vista. Ora che ci penso, forse l'ho vista su uno di quei canali che fanno le televendite da notte. Sì, l'ho visto, lo sapevo. Dai, ti faccio un autografo. Ok, ce l'abbiamo fatto credere, poveretto, si era un po' demoralizzato. Grazie mille, ha fatto pappagallo. Ottimo. Autografo di Max, parliamo. Mi raccomando, custodisci gelosamente il mio autografo. Io non lavoro qui, sono solo passato a salutare Roger. Ah, davvero? Il Maximum Music è il famosissimo programma musicale presentato dal grande Max Warhol, ovvero io stesso. Anche un altro modesto si è trovato. Beh, speravo una reazione un po' più, diciamo, entusiasta. Ti hanno mai detto che sono tipo un po' difficile? Shato. È bravissimo a imitare le voci, notevole, il mio Shato. È un vero artista. Siamo una coppia eccezionale. E dai, Shato, che figura mi fai fare? Un po' l'autografo. Ah, ti piace il mio autografo? Che spreco di carta. Pikachu, dai, per fortuna non ti capisce. Ehi, però, hai davvero talento, riesci a imitare anche la mia voce. Oh, strano, non parla più. Che antipatico. Max, tra i due sei tu il vero comico? Beh, sei piuttosto severo con il tuo collega. No, no, ti capisco, non è, deve essere facile lavorare con un incapace. Ma di cosa state parlando? L'autografo? Quel disegno nell'autografo di Max sei tu? Ah, davvero non avevi capito? Beh, Max è un comico, non un ritrattista. Che Pokémon particolare. Ok, andiamo di qua. Dice. Beh, direi che abbiamo visto tutto quello che c'era da vedere qui. Sì, Meiko sembra metterci più tempo del previsto. Chissà come mai torniamo. Torniamo da Roger e decidiamo cosa fare. Ok, però qua si può andare. No, ha detto di tornare a Roger. Via. Si esce un'altra stanza. Vai. Marco ci sta mettendo più del previsto. Mi dispiace, fate attendere un altro po' e facciamo notte. Calmati, Pikachu, non importa, non si preoccupi. Beh, insomma, senti, che ne diresti di provare a usare le telecamere di Anna? Cosa, dici davvero? Certo, vediamo, ci vorrebbe un modello. Ecco.
Come cosa faresti senza di me, Tim? Ecco qui, al tuo servizio. Sembra che il tuo piccolo sia entusiasta di questa idea. Fino a poco fa non faceva che brontolare. Al resto ci penso io. Tu vai in sala regia, ok? Emilia verrà con te. Eccomi. Mi raccomando, Tim, metti in risalto il mio fascino. Vai tranquillo, Pikachu, se la sente. Come no, a dopo. Dov'è la sala regia di qua? Penso di sì. Credo di sì. La sala regia nel corridoio parlerà qui a quelli degli ascensori. Ok, perfetto. Quindi ho sbagliato proprio. Mai faccio qui, controllo qui. E questo cos'è? Servirà per trasportare degli oggetti. Un altro tizio. Il suo lavoro mi occupo degli Yanma. Perfetto. Qui non c'è niente. Qui non c'è niente. Andiamo, usciamo. Quindi la sala regia dovrebbe essere di qua giù, ecco lì, sala regia, andiamo. Qui. È riuscito a trovare il Pokémon? Non ancora, purtroppo. Puro Glee. E il Pokémon di nuovo. Vuole vedere quando sono assieme. Olga stravede per lei. Ok. Dovrebbe essere qui lo studio, per cui. Scusa. Ah, di qua però, si la porta è qua giù. Cos'è questa cosa? Niente. Niente. Allora è questo. Vai. Sala regia. Ciao, Hero. Hero Morgan, regista. Come va, Emilia? E chi è? Il tuo ragazzo? No. Ti presentati, un mio amico. Ah, è quello di cui parlate sempre tu e Maiko. Piacere, io sono Hero. Io ero il regista, esatto, ma senza il mio Pokémon sarei completamente perso. Il nostro è fantastico a tenere il tempo. Non so come fare senza di lui. Deve essere davvero intelligente. Ehi, io sono pronto? Quando si comincia con le riprese? Ah, dimenticavo, scusa, Hiro. Tim è lì con te per caso? Sì, potresti fargli vedere le telecamere di Anna? Spero non ti porti via troppo tempo. Certo, non c'è assolutamente problema, ma grazie mille, Hero. Vieni, ti faccio vedere. Vediamo. Filma usando le telecamere di Anna. Controlla le telecamere di Anna seguendo le indicazioni sullo schermo. Riprendi Pikachu sull'angolatura che preferisci realizzando un video. Filma. Sei pronto a iniziare? Vai. Sai che sto aspettando te, vero? Io so già perfettamente cosa fare. Che devo. Che divo che è a piacere. Sono il grande detective di Pikachu. E incastro i sospetti. Di qua ci è mancato poco. Ma cosa sta facendo, raga? Il microfono? Ma certo, ora capisco. È tutto chiaro, sì. Un lampo di genio. Come ci vede quando sono. Quanto sono sagace. Quasi mi invidio da solo, ma quanto sei modesto. Me la cavo bene? Che attore. È questo che devi filmare. Vuoi iniziare le riprese? Sì, penso di sì. Decidi cosa vuoi fare e dillo agli Yamma. Ah, io pensavo mi dessi gli scenari, eh. Aspetta. Torna indietro? Non posso tornare indietro? Cioè, non ho ben capito. No, pensavo facesse vedere gli scenari, sinceramente. Sono i detective Pikachu. Con la mia geniale intelligente, che se sospetti? Di qua ci è mancato poco. Ah, ok, quindi mia, che cos'è? Ma certo, ora capisco. È tutto chiaro. Un lampo di genio. Quanto sono sagace, quasi mi invidio da solo.
Dimmi, è venuto bene? Perfetto, sei stato perfetto, Pikachu. Secondo me sì. Per me sì. Bene, allora torniamo. Ha realizzato un video. Ule! Sembrava come le telecamere di Amazon sono fortissime, grazie. Sono felice che ti piacciono. Torniamo allo studio di registrazione. Team Meiko dovrebbe essere tornata ormai. Ok. L'ho fatta anche dal regista, raga. Con un grande attore come Pikachu, modesto soprattutto. Ritorniamo di qua. Vediamo. Dov'è Meiko? Eccola, no, non è Meiko. Parliamo con Pikachu. Rieccomi qua. Allora, che te ne pare? Come sono andato? Benissimo, ho fatto un figurone. Erano tutti molto colpiti. Lo sapevo. Una gran classe. Vedo che la fama ti ha già dato la testa. Ehi, ragazzo. Di nuovo lei. Hai visto la mia adorata Purgli? No, non l'ho ancora trovata. Lo sapevo. Ah, quell'incapace. Dirò due paroline ai suoi supervisori. Che succede? Ethan, non riesco a trovare la mia piccola Purgli. Ah, questo è un bel problema. Fra poco inizieranno le prove. Ti, non è che potresti darci una mano a ritrovarla? Certo. Sì, proprio dobbiamo. Grazie mille, sei molto gentile. Finalmente vedrò un vero detective in azione. Ne sono spariti diversi, soprattutto di Pokémon. Tranquillo, Tim. Continuo a fare detective. Anche se diventerò una star. Modesto. Troppo fantastico. Appunto, vediamo. Raccogli indizi. Va bene. Sentiamo, iniziamo a parlare con la gente. È sparita di nuovo? Ah, ci siamo. Certo che Olga potrebbe starci più attenta. Abbiamo toccato un tasto dolente, a quanto pare succede spesso. Allora, team, prima cosa dobbiamo informarci su Pugli. Già, non sappiamo nulla di lei. Dobbiamo raccogliere informazioni per capire dove si nasconde. Stiamo cercando Pugli, ma non abbiamo idea di poterla trovare. Se la vedi ci farà sapere, grazie. È molto esigente con le inquadrature e vuole sempre essere accontentata. E quando non è soddisfatta, colpisce le telecamere con la coda. Caspita, quanto è capricciosa. Con Olga salto sempre fuori dei problemi. Ti ringrazio per il tuo aiuto. Purgle è il Pokémon più famoso della trasmissione. Non possiamo iniziare senza di lei. Allora dobbiamo trovarla più presto. Te ne sarei molto grato. Mi dispiace doverti coinvolgere, se hai bisogno di qualcosa chiedi pure. Chi è Porgre, scusa? Vorrei che ci penso, mi sembra di averla vista in corridoio prima. Non credo proprio che abbia preso l'ascensore, quindi deve essere qui da qualche parte. Corridoio? Non preoccuparti, non c'è problema, ti darò anch'io una mano. Chi è Porgre? A dire il vero non la conosco bene, cerchiamo di saperne più dagli altri. Ok, da lui. La telecamera, lo schermo è diventato nero all'improvviso, ha avuto dei problemi. Che si stia rompendo? Purgli? Non si trova più Purgli. Non è stata rapita? No, non credo. Olga si ci dà sempre del filo da torcere, non mi stupirei se accadesse una cosa simile. Beh, dicevo per dire, nessuno di noi farebbe una cosa del genere. Attenzione. Andiamo. Quest'altro? Ah, l'hai visto uscire dalla porta a destra. Andiamo a vedere. Pikachu, potremmo anche approfittare per bussare. Ai camerieri chiede se l'hanno vista. Ok, quindi andiamo di qua. Camerino, vai. Oh, che buffo il tuo Pikachu. Anche tu sei qui per i talent show? No, veramente sto cercando un Pokémon. Posso fare qualcosa, qualche domanda? Parli dei Purgli di Maxine, giusto? Oggi non l'ho vista. Ah, capisco. Qui non c'è prova, qui non c'è prova a cercare altrove. Va bene, grazie. Vedi, in questo bambino ci sono i Pokémon che partecipano al talent show. Se non c'è nessuno con loro, la porta viene chiusa a chiave per evitare che se ne vadano in giro. Quindi qualcuno si era dimenticato di chiudere la porta a chiave. Penso sì, anche se non posso dire per certo. Mowgli? Vuoi che ti parli della specialità di Mawile? Mawile? Ah no, veramente. Devi sapere che la mia... Pokémon è una bellissima calligrafia. Tiene il pennello con le sue enormi mandibole. Accidenti, non pensavo che l'arte potesse essere così violenta. Vabbè. Ok, parliamo. Ops, mi sono posato un attimo. Parliamo anche con lei. Hai visto questa Pokémon? Non sai dove sia finita. Perfetto.
Non si è vista. Beh, pazienza, vai. Cerchiamo qualche cosa. Chissà cos'è questa cassa. C'è scritto contiene magnemite. Aprire solo in caso di riprese. Emette forti onde elettromagnetiche che disturbano le apparecchiature televisive. Ah, ecco perché lo tengono chiuso. Bene, bene. Questo quindi è stato un buon indizio. Vediamo. Altro camerino. Sentiamo. Ah, ciao, bellissimo, come va? Oh, ma guarda, sono proprio io. Mamma mia, come si piace il nostro Pikachu. Hai trovato la mia Purglin? Ah, non ancora, mi dispiace. Oh, è terribile. Chissà quanto le manco. Starà piangendo tutta da sola. Parliamo un po'. Devi sapere che la mia Purglin è bella come un delicato fiore primaverile. Tutti l'adorano. Ah. Mi raccomando, scrivi tutto quello che ti dico, eh. Un po' come bello come un delicato fiore primaverile. Vediamo se ci sono altri indizi. Non vedo altro. Vai. Qui c'è l'ascensore. Fammi vedere. Sì. Altri due camerini sono di là. Allora, sei riuscito a trovare Purglin? Ah, non ancora. Ma dove sei? Sarà andata a cacciare. Non sarà difficile riconoscerla. Ha due orecchie viola grandi come la mia faccia. Davvero così grandi? Deve essere un Pokémon bello grosso. Ha due orecchie viola. Ok, stiamo cercando Purglin. Per caso l'ha vista? Dice che forse potrebbe essere nel camerino accanto. E perché? A quanto pare ogni volta va in giro per i camerini per capire le nuove star Pokémon che comanda. Ah, questa Purglin è davvero speciale. Si dice che i Pokémon assomigliano alle persone con cui vivono. Deve avere un bel caratterino proprio come Olga. Vediamo se ci sono altri indizi qua. No, no. Vai, andiamo all'ultimo camerino. Salvataggio in corso. Da dove viene questa musica? Da qui dentro. Oh. Ah, ma che ci fa? Ma che fai, Pikachu? Carina, Mitchell, violinista. Che melodia meravigliosa. Pikachu, dai. Oh, che c'è? Crick. Mi scusi, non volevo disturbare. No, non preoccuparti. Mi hai solo colto di sorpresa. Mi scusi. Lei partecipa alla trasmissione di oggi? Sì, mi chiamo Carina. Piacere di conoscerla. Kiki. Krikikyun. E questo è il mio Krikikyun. Mi spiace, sembra di cattivo umore. Ehi, hey, che Pikachu adorabile. Non si lascia ingannare. Ok, allora, parliamo con lui. Ehi, non agitarti così, io sono un fan di Carina, tranquillo amico. Sempre il solito fanfarone. Purglin? Ah, l'hai già incontrata, bene, allora sai di chi parlo. Per caso è passata di qui da queste parti? O è venuta a genunziare qui e ti ha fatto sloggiare dalla poltrona per metterci sì lei. È un piccola despota. Sembra che Purglin faccia sempre così. Se c'è un posto che le piace vuole metterci sì. Lei, poco importa se non è libero. Ruba il posto agli altri. E Carina? Ma... come non le presenti mai uno come me? E come una figlia per te dici, sei troppo protettivo, Kirik. Fai parte dello staff di Maxine Music? Stanno per cominciare le prove? No, Graham mi ha chiesto di aiutare a trovare Purglin. Ah, davvero? Fino a poco fa? Era qui da noi. Era qui? Sì, ha girato un bel po' il camerino, poi ci ha fissati per qualche secondo e se n'è andata. Il violino? Il mio violino me l'ha regalato il mio nonno quando ero piccola. Scommetto che è una violinista famosa. Beh, è un po' presto per un'affermazione del genere. Diventerà una violinista più famosa. Prima ha suonato in maniera meravigliosa, non vedo l'ora di vederla. Di vederti in trasmissione. Oh, grazie. C'è qualcosa che non va. No, non me la cavo molto bene quando si tratta di apparire in pubblico. Non penso che avrò problemi a suonare, ma quando si tratta di parlare divento tesa a una corda. Il violino. Vabbè, ma ci sarà Krikita e Tune al tuo fianco, vedrai che andrà tutto bene. Ha detto proprio così. Kriki.
Prima mi stava aiutando ad accordare il mio violino. Ah, oh, sa fare una cosa simile? Sì, ha una grande sensibilità per i suoni. Sa anche improvvisare delle melodie sfregando delle zampe. Oh, mi piacerebbe molto sentirlo. Eh beh, durante la trasmissione Maxi Music faremo un duetto. Se ti va, puoi venirci a sentire. Ok. Abbiamo preso tutte le caratteristiche di questi Pokémon. Non ci sono altri dettagli. Un lampo. Senza genio. Fantastico. Ma dov'è finita? Novità? Niente. Avete trovato Burgi? No. Oh, Ah, mi manca la regia. Manca una stanza, mi manca. Eccola, chi è? Mimikyu. Ah, almeno lui l'abbiamo trovato. Perfetto. Ehi, ci fa passare? Chi? Non ho nessuna intenzione di rubarti la scena. È un tuo amico, Pikachu? No, questo è Mimikyu. A quanto pare è qui per partecipare al talent show. Verrà registrato dopo Maxi Music. Capisco. Ma ce l'ha con te? Ha paura che io voglia rubargli la scena. Non ha niente da temere da noi, Mimikyu. Noi non vogliamo apparire in TV. Ah, fermo. Oh. Ti? Chi? Ehi, Mimikyu, ma che ci fai qui? Devi rimanere nel tuo camerino e aspettare il tuo turno. Ehi, non ti agitare, calmati. Tim, non è che potresti chiedere al tuo Pikachu di usare una mossa per calmare Mimikyu? Mimikyu non sa usare mosse. Il mio Pikachu non sa usare mosse. Non c'è bisogno di spifferare da 420, certo, Tim. Fuffi, dice. Davvero? Non sapevo che ci fossero Pokémon che non sanno usare le mosse. E ti pareva? Dicono tutti la stessa cosa. Ma a che servono le mosse con un intelletto superiore come il mio? Beh, se è così non si può fare niente. Dai, Mimikyu, teniamo nel camerino. Guarda che se non obbedisci ti faccio mandare via dalla GNN. Sembra che la minaccia abbia sorto il suo effetto. Io vado, a dopo. Meno male, ha fatto. Uno l'abbiamo trovato, quindi. Quel Mimikyu è davvero scalmanato. Già. Ah, è uno dei particolari del talent show, giusto? Forse potrebbe sapere qualcosa su Purgli. Proviamo ad andare a parlargli. Buona idea, dobbiamo parlare anche con lui. Ma dov'era? Era di qua. No, qui c'era. C'era, devo tornare alla parte di là. Mi sa che mi devo fermare perché il video sta diventando veramente molto lungo. Ormai parlo con lui. Cosa? È tutta colpa mia se ti hanno riportato qui dentro? Sei tu che hai cominciato ad agitarti attirando l'attenzione di tutti. Dice che se va avanti così, Magnemite lo supererà. Magnemite? L'hai incrociato prima in corridoio? Forse è un altro dei concorrenti del talent show. Può darsi. E pensi stia cercando di attirare attenzione? Oh, sento le fiamme della rivalità che divampano. Mi sa che questi aspiranti sono tutti uguali. L'incontro con Magnemite. Abbiamo raccolto un po' di informazioni su Purgli. È arrivato il momento di tirare le conclusioni. Mi imiti proprio bene, ma se non ti dispiace, vorrei vedere come sei fatto. Sotto quel panno. Che succede? Ok, tiriamo le conclusioni. Allora, pensiamo dove potrebbe essere Purgli, basandoci sulle sue caratteristiche. Allora, secondo me questo è Magmite, ok? È lui, è inerente a lui. Perché credi che sia così? Incontro con un grande sensibile ai suoni. Perché penso che sia così? Perché mi ha incontrato Magmite in corridoio e la cassa di Magni. Olè! Questa volta l'ho detta giusto. Ok, è stato mandato via dalla sua casa da Purgli e se n'è andato altrove. Perché pare che Purgli abbia scaggiato Magmite. Qui mi chiedo, dov'è Purgli? Nella cassa? Oh, cavolo! Mi si sta scaricando la batteria!
secondo me è nella cassa, per forza. Bene, e vai. Benissimo, si sta scaricando la batteria. E detto questo, abbiamo risolto questo piccolo casino. Questo piccolo caso. Questa è la durata purga. Penso di sì. Allora, raga, vi devo salutare. E vi dico grazie per aver visto il video fino a qua e spero che vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, mi raccomando, mettete un mi piace, commentate, iscrivetevi al canale sia a questo YouTube che a quello di Twitch, dove sono Stratuxina. E questo filmato poi lo riprenderemo la prossima volta. E adesso un mega ciao a tutti e alla prossima.